Quando le tracce di guerre, incendi e saccheggi si sovrappongono nel corso dei secoli sulle pareti di ambienti simili a scrigni preziosi, le opere d'arte che ne disegnano il profilo hanno bisogno di tornare a respirare. Se poi il luogo è la Basilica della Natività di Betlemme, cuore della cristianità, l'intervento non può che svilupparsi sulla spinta del dialogo ecumenico. Voluto con forza dai vertici dello Stato palestinese e dalle tre istituzioni religiose che gestiscono la basilica, la Chiesa Cattolica, quella greca ortodossa e quella armena apostolica, il restauro iniziato nel 2013 sta riportando allo splendore originario i mosaici della navata risalenti al periodo crociato. I risultati sono stati recentemente presentati durante una conferenza a Villa Giustiniani a Roma dal direttore del Terra Sancta Museum di Gerusalemme, padre Eugenio Aliata, che ci ha descritto alcuni degli elementi caratteristici delle opere musive tornate alla luce. Le immagini sono distribuite a livelli. Il livello più alto, che corrisponde all'interstizio tra finestra e finestra, è occupata da una serie di angeli che appaiono essere appena, diciamo, approdati alla terra, dal cielo, stanno riposizionando le loro ali, di fatto, e camminano ora verso la grotta della Natività. Il visitatore chiaramente vede l'intenzione di recarsi ad adorare il bambino che è nato, Gesù. Il secondo livello è tutto dedicato alle rappresentazioni dei concili. Alcuni di essi sono grandi concili ecumenici, altri sono sinodi minori, però tutti hanno una funzione speciale teologica nello spiegare Gesù. La persona di Gesù, la sua umanità e la sua divinità. Mentre i mosaici tornano a nuova vita, i restauratori ammirano il lavoro compiuto dalle officine che si sono susseguite nel corso dei secoli. Mani diverse hanno di volta in volta ampliato o ripristinato le decorazioni musive della Basilica della Natività, utilizzando vetri, oro e tessere per accentuare sfumature cromatiche o per conferire al movimento delle figure rappresentate una maggiore plasticità. Un alternarsi di tecniche e sensibilità differenti per impreziosire e preservare uno dei luoghi più sacri dell'intera storia dell'uomo. È chiaro che tutto è impostato giustamente nei riguardi della figura di Gesù e della Chiesa che deve comprendere chi è Gesù. Perciò il visitatore che entra è attratto non soltanto dalla bellezza, dalla lucentezza delle immagini, ma anche dal loro significato. La fila degli angeli gli mostra quello che lui stesso sta facendo, che sta recandosi alla grotta per venerare il luogo dove il bambino è nato. Le rappresentazioni dei concili gli ricordano il perché egli si sta recando in questo posto, perché colui che è nato non è un bambino qualunque, è realmente un bambino, però è il figlio che Dio ci ha donato. Dunque, abbiamo realmente un'opera di collaborazione di diverse forze che si sono messe insieme per produrre un risultato di grande eccellenza.